Ciao Valle Sabbia, siamo con due operatrici della cooperativa Area per il servizio SAI Valle Sabbia per l'accoglienza di famiglie rifugiate. Siamo con Chiara Cavagnini, Buongiorno. buongiorno, e con Francesca Belotti. Buongiorno. Allora, iniziamo con lo spiegare che cos'è questo servizio che viene effettuato con in capo la comunità montana di Valle Sabbia, giusto? Esatto, sì, è un servizio di accoglienza per famiglie rifugiate. L'ente titolare appunto è un ente pubblico che è Comunità Montana di Valle Sabbia e che ha avuto un incarico sostanzialmente dal Ministero dell'Interno per un progetto di accoglienza per famiglie titolari di protezione internazionale. Comunità Montana poi attraverso un bando di coprogettazione pubblico ha individuato Cooperativa Area come ente gestore per l'attuazione appunto di questo progetto che si sostanzia in diverse azioni per l'accoglienza delle famiglie. Ecco, magari spieghiamo quali sono queste modalità di accoglienza che sono previste dalla normativa attuale. Sì. Allora, le famiglie sono individuate non direttamente dalla cooperativa o dalla comunità montana, ma attraverso un'interlocuzione con il Ministero e da un coordinamento provinciale dei progetti SAI sulla provincia di Brescia, nel senso che appunto i progetti SAI sono sempre coordinati da un ente locale, sono diffusi su tutto il territorio nazionale e anche sulla nostra provincia, non esiste solo quello di Comunità Montana Valle Sabbia, ma sono diversi progetti. Che si sono strutturati proprio con un coordinamento in modo da rendere più efficace e più efficiente anche le azioni di accoglienza. Le famiglie quindi sono segnalate da quello che si chiama servizio centrale del Ministero dell'Interno, devono avere alcune caratteristiche per poter entrare all'interno del progetto e nel momento in cui vengono segnalate e accolte, noi appunto possiamo accoglierle all'interno del nostro progetto di accoglienza. Ok, e quali sono invece le modalità di accoglienza, oltre che al SAI, c'è l'altra modalità che è il CAS? Esatto, diciamo che a livello nazionale è la struttura dell'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati che arrivano sul nostro territorio nazionale, che possono arrivare sia attraverso, diciamo, gli sbarchi, quindi via mare, che è un po' la modalità a cui anche dal punto di vista mediatico siamo più abituati, ma in realtà ci sono anche ingressi attraverso altre frontiere via terra. E la modalità di accoglienza appunto è suddivisa in questo momento perché a volte tramite direttive dell'Unione Europea o direttive nazionali le modalità cambiano un po'. All'interno dei centri di accoglienza straordinaria, cioè CAS, vengono accolti i richiedenti asilo, quindi coloro che fanno domanda di protezione internazionale, ma questa domanda deve essere valutata da una commissione specifica territoriale e poi una volta accolta hanno la titolarità con un permesso di soggiorno per appunto protezione internazionale. I progetti SAI, che è un acronimo che sta per Servizio di Accoglienza e Integrazione, invece ad oggi accolgono quasi prioritariamente persone, nel nostro caso famiglie, che hanno già la titolarità, quindi un permesso di soggiorno per protezione internazionale. Quindi hanno già fatto un iter prima, attraverso il quale hanno presentato la loro domanda d'asilo, sono stati accolti all'interno di progetti, diciamo, di prima accoglienza. Probabilmente all'interno, quasi tutti all'interno di CAS, la domanda è stata accolta e quindi c'è stato un secondo passaggio all'interno di un progetto come il nostro. E qui in Valle Sabbia, qual è la situazione? Quante famiglie sono state accolte o sono accolte? Allora, il nostro progetto potrebbe arrivare ad accogliere fino a 40 persone, quindi sulla base della numerosità dei nuclei familiari, fra le 7, 8, 10 famiglie, insomma, ecco. Attualmente però ne stiamo accogliendo 5, nel senso che potenzialmente le famiglie che sono in attesa sono molte di più, ma siamo un po' in fatica a individuare quelli che sono gli appartamenti all'interno delle quali possiamo accoglierle. Magari possiamo spiegare anche un po' come si struttura il progetto di Certo. accoglienza e quali sono i servizi che noi mettiamo a disposizione. Il progetto appunto prevede di lavorare principalmente sull'autonomia di queste famiglie che possono rimanere nel nostro progetto fino ad un massimo di
un anno, inizialmente 6 mesi, poi possiamo chiedere una proroga al ministero. Si lavora sull'autonomia, questo significa che vengono accolte all'interno di appartamenti gestiti dalla cooperativa e spesso individuati in affitto sul libero mercato. C'è un'equipe multidisciplinare, di cui poi magari vi parlerà la collega, che accompagna le famiglie proprio nello sviluppo di quella che è la loro autonomia sul territorio, quindi autonomia lavorativa, autonomia nell'apprendimento della lingua italiana, quindi nell'essere capace di relazionarsi all'esterno, l'inserimento dei minori nel contesto scolastico o extrascolastico. E infine anche un'autonomia abitativa perché usciti dal nostro progetto dovrebbero essere autonome anche individuare un'abitazione in affitto o anche attraverso l'acquisto, ma diventa quello forse un po' complicato per poter vivere se lo decidono sul territorio della Valsabbia o sui territori vicini. E quanto dura questo percorso per ogni famiglia? Ecco, come dicevo, sono inizialmente 6 mesi, che non sono molti in realtà per lavorare su un progetto di autonomia, soprattutto per chi magari ha vissuto una prima accoglienza in contesti magari non così qualificati, quindi non ha avuto la possibilità di avere tanti servizi a supporto. Quindi molto spesso questi 6 mesi si tramutano in 12 mesi, se noi riteniamo opportuno chiedere una proroga al Ministero dell'Interno. Ecco, la decisione non è mai comunque solo nostra o solo dell'equipe, perché appunto è un progetto che dipende in toto dal ministero, quindi è monitorato sia in termini qualitativi ma anche in termini economici dal ministero stesso. E nello specifico qua in Valsabbia che provenienze abbiamo? Vado io, poi rispondo Ah, a sì. Francesca, sì. Allora, in Valle Sabbia abbiamo innanzitutto 5 appartamenti suddivisi in vari territori, un appartamento a Pertica Bassa, dove attualmente ospitiamo una famiglia di origine nigeriana, di una mamma sola, con 3 figli, di cui uno maggiorenne, che sta già lavorando, e due invece minorenni, una molto grande perché comunque ha 17 anni e frequenta una scuola di idro, e il piccolino, tra virgolette, perché ha 9 anni, che frequenta la primaria di Pertica. A Vestone invece abbiamo la nostra famiglia numerosa di 7 persone provenienti dalla Tunisia, con i due genitori, quindi mamma e papà, e i 5 figli di varie età, ovviamente dai 13 a un anno, più o meno siamo su quella, più o meno se, generalizzando le fasce d'età sono quelle. Abbiamo poi 2 appartamenti a Villanova, tra l'altro molto vicini, e su quelli c'è una famiglia di origine ucraina, monogenitoriale, ma con una particolarità, nel senso che c'è una nonna, c'è la mamma e c'è il nipote, quindi abbiamo le 3 generazioni e sono venute qui insieme e quindi c'è comunque un elemento di forza che è comunque presentato rispetto alle famiglie altre monogenitoriali che accogliamo, in cui non c'è una doppia figura, ma in questo caso invece c'è perché la nonna supporta molto la mamma. E la mamma lavora, il bimbo frequenta la scuola dell'infanzia e anche la nonna per dei periodi comunque ha trovato, anche lei è riuscita a inserirsi nel mercato del lavoro, anche se magari in modo discontinuo, ma comunque. Quindi questa è la famiglia di origine ucraina, di cui dovremmo fare poi una parentesi, nel senso che a differenza delle altre famiglie che hanno la titolarità dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma che comunque entrambe vengono considerate all'interno della protezione internazionale, le famiglie di origine ucraina, come sappiamo, insomma, godono di una protezione che viene definita temporanea, ovviamente legata Una alla questione della guerra guerra, e forse. al fatto che appunto viene rinnovato di anno in anno tendenzialmente il loro permesso, proprio perché non si sa come andrà a finire e quando soprattutto, e questo ovviamente a livello anche progettuale cambia notevolmente le prospettive, perché ci Sicuramente. sono delle famiglie che sanno che vorranno rimanere in Italia, ci sono altre famiglie, adesso parlo in termini un po' più generali, che sono proprio un po' sospese, è un tempo sospeso loro perché vorrebbero Dove tornare, non inviare, sanno quando, non certo. sanno cosa troveranno, cioè il tema è molto complesso e ovviamente noi come progetto, come equipe, dobbiamo sempre ricordarci tutto quello che ogni famiglia porta con sé, ognuna di loro ha proprio un mondo, oltre a una nazionalità, a un titolo un permesso di soggiorno, hanno dei mondi che racchiudono le loro provenienze, le loro storie e i loro futuri. E quindi
noi nell'accompagnarli all'autonomia dobbiamo assolutamente prendere in considerazione tutto ciò. Adesso mi sono un attimo dilungata, ma era Sì. doveroso secondo me. L'altra famiglia che accogliamo a Villanova è una famiglia di 4 persone di origine dell'Azerbaigian, quindi azera. Loro sono gli unici richiedenti la protezione internazionale, proprio rispetto a quello che diceva Chiara, è abbastanza un'eccezionalità per il nostro progetto, ma sono stati accolti da qualche mese, quindi loro dovranno ancora fare tutto l'iter legale, viene definito così, che li porterà davanti alla commissione territoriale che giudicherà, in base alla Convenzione di Ginevra, se hanno o non hanno i requisiti per poter ricevere la protezione internazionale o eventualmente decidere di dare un altro tipo di permesso di soggiorno. Finché non succede questa cosa, ovviamente anche loro sono regolari sul territorio italiano, perché in possesso di un permesso di soggiorno non è di una lunga durata, che viene rinnovato ogni 6 mesi circa, in base ai tempi della questura, ma diciamo sono assolutamente regolari. Il bimbo più grande frequenta la prima elementare. E il piccolino invece è troppo piccolo, per cui è a casa con i genitori che stanno apprendendo la lingua italiana. Per loro c'è l'idea appunto di inserimento lavorativo, ma dobbiamo lavorare prima Certamente. sull'apprendimento della lingua, e anche questa è un'altra cosa che ovviamente come progetto portiamo avanti. Andiamo all'ultima famiglia, che è una famiglia ancora di origine ucraina, Prevalle. La signora, anche lei, è da sola, 3 figli, uno frequenta la prima media, se possiamo definirla così, secondaria di primo grado, e invece 2 gemellini sono molto piccoli, hanno 1 anno e mezzo, per cui ecco, questa è una di quelle famiglie per cui l'attenzione è altissima. Una donna sola con 3 bimbi, di cui due non siamo riusciti a inserirli nell'asilo nido del paese, per cui richiede giustamente un'attenzione importante, ecco, per la sua autonomia, perché evidentemente anche se vuole lavorare, ma con i 2 bimbi a casa il tema è molto complicato. E qual è il vostro compito nell'accompagnare queste famiglie? Quali sono le attività che portate avanti, ecco? Allora, le attività sono tante, diciamo la base che ci richiede giustamente il servizio centrale, quindi quello che noi dobbiamo assolutamente fornire è la scuola di italiano per gli adulti e l'iscrizione in questo caso con le famiglie, almeno nella scuola dell'obbligo dei minori. Dobbiamo, e lo facciamo, ed è un supporto anche per l'equipe, avere a supporto nostro e appunto delle persone la mediazione linguistico-culturale, per cui non possiamo dire che sono all'interno dell'equipe, ma è come se lo fossero. I nostri mediatori, sono persone tendenzialmente libere professioniste che, cioè, mi viene da dire, portano un altissimo livello di professionalità. Non solo nel fare le traduzioni, ma quello che dice il loro nome, la loro professione è una mediazione. La mediazione va in entrambi i sensi, verso di noi quando abbiamo bisogno di capire che cosa c'è dietro un comportamento, dietro una parola, dietro magari a volte anche un problema, e dall'altra parte ovviamente verso le persone allo stesso modo, viceversa. Quindi il loro supporto non è solo di traduzione, ma è proprio di una mediazione doverosa. Anche perché con tutte queste provenienze diverse non sarà facile anche riuscire a gestire un po' tutte le cose, non essendoci una cosa standardizzata, deve essere molto personalizzata, È immagino. personalizzata, è il bello del nostro lavoro, nel senso che la diversità, cioè se non fossimo attratti dalla diversità e non ritenessimo che possa essere una risorsa, non solo per noi che ci lavoriamo, ma per la comunità, perché appunto tra i vari servizi riusciamo per fortuna anche a fornire un supporto alle persone che vivono già nelle comunità. Per esempio, il corso di italiano è aperto alle persone di origine straniera residenti negli stessi comuni, quindi abbiamo la scuola Certo. Vestone e è aperto anche ad altre persone che non sono nel nostro progetto, ma che gratuitamente possono frequentare questo corso, per esempio.
Quindi queste sono un po' le potenzialità di questo servizio che viene offerto qui in Valle Sabbia. Ecco, invece, quali sono le problematiche che state riscontrando invece? Magari parto io, poi lascio la parola a Francesca. Allora, alcune problematiche si agganciano in realtà ai servizi che noi garantiamo, che sono appunto l'inserimento lavorativo, l'inserimento abitativo, che subito dopo l'apprendimento della lingua italiana e l'inserimento anche nei servizi scolastici del territorio sono i due perni su cui si può giocare l'autonomia. Dal punto di vista del lavoro, in questo momento l'offerta, diciamo, di questo territorio riesce in realtà in parte ad assorbire quella che è anche la nostra necessità, la necessità delle persone che noi accogliamo di poter lavorare. Sicuramente c'è da fare un lavoro, prima dicevamo, sull'apprendimento della lingua e anche sull'individuare quali sono anche le loro competenze pregresse sulla base anche del livello di scolarità, piuttosto che di esperienza lavorativa nei paesi di origine o che in parte hanno già giocato qui in Italia. Sicuramente il tema del lavoro, quindi una problematica che già è emersa in parte da quanto diceva Francesca, è legata alle famiglie monogenitoriali, perché i tempi, come per tutte le donne in realtà, i tempi di conciliazione fra la cura della famiglia dei bambini e i tempi del lavoro molto spesso sono un po' complicati, soprattutto se non c'è una rete familiare a Oh, supporto, perché certo. queste sono famiglie che, essendo scappate dai loro contesti d'origine, per tutta una serie di situazioni, pensiamo appunto alla guerra in Ucraina, molto spesso la rete a supporto viene meno, la rete familiare, perché sono famiglie a volte disperse anche all'interno dell'Unione Europea. Quindi questo è sicuramente un tema su cui è necessario lavorare di più. L'altro aspetto problematico, lo accennavo prima, è quello abitativo, nel senso che noi stessi come progetto siamo in difficoltà a trovare in questo momento appartamenti da poter utilizzare per l'accoglienza, e la stessa fatica la vivono anche le famiglie in uscita, perché appunto dovrebbero individuare le case, delle abitazioni all'interno delle quali Certo, poi poter vivere. vivere. Sappiamo che non è un tema che riguarda solo il nostro progetto, nel nostro micro, ma è un tema che riguarda questo territorio. La provincia di Brescia in Quindi in generale, generale. forse anche è un tema Sì, nazionale, ecco, che esatto. sicuramente non solo il progetto SAI può risolvere nel suo piccolo, ecco. Però possiamo lanciare comunque un appello per i paesi della Valle Sabbia, specificando un po' come viene gestito questo quotato di Sì. affitto. Questo sì, anzi, grazie per questa possibilità, nel senso che appunto la cooperativa in genere, avendo dei fondi del Ministero dell'Interno dedicati proprio al pagamento degli affitti degli appartamenti, intesta dai privati il contratto d'affitto, quindi il contratto che viene poi regolarmente registrato, nel senso che è tutto monitorato. Anche le bollette, le utenze possono essere intestate alla cooperativa, e si definisce un tempo legato all'affitto all'interno del contratto regolarmente stipulato. Gli appartamenti ovviamente devono essere collocati in zone comunque facilmente raggiungibili per i servizi territoriali o vicine alle fermate dell'autobus, ad esempio, perché sono famiglie che non hanno Non un mezzi, proprio mezzo e certo. quindi si devono, per essere autonome, devono riuscire anche a prendere i mezzi pubblici, e devono essere appartamenti ovviamente in regola anche con tutta quella che è la normativa sulla Certo. certificazione energetica. Quindi ecco, sì, sicuramente se ci fosse qualcuno in ascolto Quindi che lanciamo un vuole mettersi in appello. contatto con noi, questo molto, molto volentieri. Esatto, con Cooperativa Aria. Possiamo quindi concludere qui. Ringraziamo Chiara Cavagnini e Francesca Belotti per questa panoramica e su questo servizio per la nostra valle. Grazie. 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 Grazie.